Bella raga, qui Zeus, benvenuti in questo nuovissimo video qui sul mio canale. Oggi ragazzi, come avete letto dal titolo, siamo nel nono appuntamento della nostra serie settimanale Talk About The World. Prima di iniziare però vi chiedo di lasciare un bellissimo like, perché ve lo dovete lasciare, perché altrimenti voi poi ve lo scordate. Un commentino tattico, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per non perdervi nessuna notifica. Detto ciò, vi dico, ok, che proverò in questi video e anche nei prossimi, anche nel video che uscirà domani. Quindi ragazzi, puntate la sveglia, perché uscirà un video totalmente diverso, un video di quello che ve l'ho annunciato più o meno nello scorso Talk About The World. Vi ho annunciato più o meno questo video, uscirà domani, quindi mi raccomando, sveglia alle 15 in punto per vederlo. Vi stavo dicendo che in questi video da ora in poi cercherò di modificarli, di editarli con un altro metodo, ok? Con mettendo nuove musiche, mettendo magari lo zoom, ok? Che così rendono più attivo il video, ok? Quindi like subito per questo e commentate qui e ditemi se vi piace questo nuovo metodo, altrimenti torna a quello tradizionale e normale. Come riargomento parliamo di uno studio avvenuto in America di uno studioso e psicologo, ovvero Douglas Gentile. Cosa ha dimostrato questo studioso e questo psicologo? Che si può acquistare e trovare il buon umore, ok, in 12 minuti, 12 semplici minuti. Come ha fatto? Come ha fatto ovviamente lui e i ricercatori a sostegno di questa tesi? Praticamente sono andati nelle università, nelle scuole eccetera, e hanno chiesto agli alunni, in questo caso erano 200, 400 sulla quasi 500, 497, li hanno divisi per gruppi, ok? Li hanno divisi in quattro gruppi e gli hanno detto: andate in giro per i corridoi dell'università, per i giardini, eccetera, e pensate a una determinata cosa. Ad esempio, a quelli del primo gruppo hanno chiesto di pensare soltanto all'abbigliamento, a cosa vedevano le cose oggettive, quindi abbigliamento, come avevano i capelli, occhiali, eccetera. Al secondo gruppo hanno chiesto ad esempio cosa pensavano, ok? Ad esempio, vedi una persona e questo di qui è proprio uno famoso, ok? Questo qua farà strada, no, questo di qua invece è proprio brutto, non andrà mai da nessuna parte. Così fino a tutti e quattro i gruppi, ok? Poi alla fine di questo esperimento hanno tirato le somme e si è visto che in 12 minuti, perché 12 minuti il giro per i giardini e per i corridoi, stavano 12 minuti i gruppi fuori, e hanno visto che in 12 minuti si raggiunge il buon umore, ovviamente con, non è che vai in giro per 12 minuti e acquisti direttamente il buon umore, ci devi mettere del tuo, con il rispetto ad esempio per la persona che vedi, cercando di renderla felice, ad esempio facendo una buona azione, eccetera. Poi una cosa interessante, questo argomento è divertente, è interessante perché qualcuno si preoccupa, ok? Non siamo macchine, va bene? Ed è divertente questa cosa. Come secondo argomento di quest'oggi ci spostiamo direttamente in California, precisamente nel lago Berryessa. Perché cosa c'è in questo lago Berryessa che fa parte del nono appuntamento di questa serie? Cosa c'è? Praticamente c'è un buco, proprio un buco di diametro 22 metri. Un buco grosso in mezzo al lago, ok? Che risucchia tipo centinaia di migliaia di litri di acqua al minuto, ok? Praticamente c'è questo buco, non so se vi avevo messo qualche immagine tutta qui sbilenca, ma questa qua la capiranno in pochi. Ma precisamente c'è questo buco in mezzo al lago, il lago Berryessa, che tira l'acqua. Ma perché è stato costruito qua? Vederlo da fuori è una, non so, la storia è un po' tenebrosa, ok? Qua vedi un buco di 22 metri di diametro in mezzo al lago, ti preoccupa un pochettino. Ma ovviamente è stato fatto per un motivo. Praticamente questo lago Berryessa si trova, è un bacino, ok? Questo bacino, quando entra l'acqua, ci sono state delle profonde inondazioni. Allora, cosa hanno pensato? Mettiamo un buco in mezzo al lago in maniera tale da tirare l'acqua in eccesso. Praticamente è quello che succede quando nella vasca da bagno, quando c'è l'acqua piena e tiri
il tappo giù. Praticamente si crea questo vortice che trasporta tutta l'acqua fuori. Questa cosa è un'idea molto buona, soprattutto per le case negli intorni, e dei territori limitrofi e dei campi limitrofi, che distruggevano, che venivano distrutti sempre da questo lago che ogni volta si inondava. Quindi complimenti a queste persone, a questi architetti che ce l'hanno fatta. Ma visto da fuori, ragazzi, infatti appena ho letto l'articolo, e sarà anche il video, sarà anche il titolo di questo video per fare il clickbait, ovviamente, è un pochettino tenebroso. Però dopo che leggo l'articolo, è davvero molto molto utile. Complimenti. Come terzo e ultimo argomento di quest'oggi parliamo del canale. Perché? Perché mi avete dato dei suggerimenti, ovviamente non me l'avete scritto nei commenti, me l'avete detto al voce, di alcuni giochi horror che posso portare, che penso che vi piacciono. Alla fine, tirando un po' le somme, ho visto che Layers of Fire, come si chiama, è uno dei giochi più belli, secondo me, molto molto interessanti. Quindi speriamo che vi piaccia, va comprato, non è gratis. Quindi speriamo che vi piaccia. Dovete scrivermi qui sotto se questo gioco lo volete che lo giochi o nei video. Però penso di più che vi piacciono nelle live, ok? Perché nelle live, sapete ragazzi, è molto più divertente. Quando ti prendi un easter egg, e ce ne sono, ragazzi, ce ne sono, ve lo assicuro, è divertentissimo. Non so se vi avevo messo qualche immagine di qualche mostro strano, però spero di sì. Comunque, ragazzi, direi che per questo appuntamento è tutto. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi lascio un bellissimo like se vi è piaciuto questo video. Commentare, iscrivervi al canale, attivare la lampanellina per non perdervi nessuna notifica. Commentare qui sotto e scrivermi se volete altri, se volete video o live di questo nuovo gioco horror che porterò. Scrivete ovviamente l'easter egg che spunterà, che è spuntato all'interno di questo video, perché c'è sempre. Scrivetemi qui sotto nei commenti per essere salutati all'interno del prossimo episodio. Detto ciò, vi ringrazio tantissimo la visione. Ci si becca al prossimo appuntamento. Qui il vostro Zeus. Bella bombera, alla prossima!